Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sta per arrivare sul mercato un nuovo drone pieghevole. Il marchio di cui vi sto parlando, cioè l'azienda che lo sta per far uscire, è la Ubsan, marchio che è molto conosciuto all'interno dell'ambiente dei droni, perché comunque fa droni di discreta qualità ad un rapporto prezzo secondo me ottimo. Quindi per chi non voleva spendere tanto, aveva sicuramente nel suo catalogo droni di costo basso o medio, comunque sempre prezzi accessibili, con qualità discrete a livello di prodotto. Sicuramente un marchio che ha venduto tantissimi pezzi in giro per il mondo. E finalmente adesso si è deciso a fare un drone, secondo me con uno step qualitativo un po' più alto, cioè ha alzato l'asticella e ha fatto un drone pieghevole e soprattutto, oltre a essere pieghevole, un'altra novità che ha per la Ubsan è il fatto di avere un gimbal stabilizzato su tre assi meccanicamente, e questo devo dire che sicuramente porta questo marchio all'interno di una fascia di droni che adesso si sta veramente riempiendo. Cioè la fascia di droni sarebbe Paro Tanafi, Mantis Q della Junec o Spark della DJI. Questi tre droni secondo me adesso riempivano questa fascia di mercato, ma sicuramente adesso si aggiungerà anche questo Ubsan Zino, sì, perché il nome è Zino. Questo drone pieghevole con gimbal a tre assi sicuramente un grosso competitor per questi marchi, perché è un drone che costa veramente poco rispetto agli altri marchi e con caratteristiche simili agli altri. Lascio fuori il DJI Mavic Air, perché comunque secondo me è una fascia più alta rispetto ai droni con l'incastro, perché comunque costa di più del Paro Tanafi neanche tanto, però dà delle cose in più e sicuramente qualitativamente è un gradino sopra ancora, se non due, però rispetto al Mantis Q sicuramente, perché comunque costerà meno del Mantis Q, dopo guarderemo il prezzo, costerà meno del Mantis Q, ma ha un gimbal stabilizzato su tre assi, mentre il Mantis Q stabilizzazione solo elettronica, quindi un limite grossissimo per un drone che comunque non costa pochissimo. Il Paro Tanafi, che ha sì il gimbal e tutto quello che conosciamo, però ha un prezzo ancora più alto, perché comunque 700 euro di drone, il prezzo che era venduto fino a poco tempo fa, adesso si trova a qualcosa meno, comunque un prezzo altissimo secondo me per quel tipo di drone, come lo è il Mantis Q, prezzo altissimo per quello che viene dato. Qua invece secondo me il rapporto prezzo qualità veramente, o meglio prezzo caratteristiche, veramente sarà azzeccato. Adesso andiamo a guardare le caratteristiche e il prezzo, soprattutto il prezzo di questo Ubsan Zino. Il drone è questo, secondo me esteticamente molto molto carino, bianco, ed è sembra una linea molto molto curata. Qua lo vediamo chiuso, che secondo me è veramente bello anche da chiuso, comunque un drone che secondo me merita dal punto di vista estetico. Diciamo che l'estetica ricorda molto, se la guardate, questa. Secondo me l'estetica è molto molto simile, o meglio la forma proprio del drone stesso è molto molto simile. Guardatelo e ditemi voi se non è praticamente uguale. E anche la chiusura è identica, funziona come questa, praticamente è identica all'Autelivo. Ovviamente il muso cambia, perché l'Autelivo davanti ai sensori, questo non li ha. Un'altra caratteristica che ha comune col Mantis Q o col Paro Tanafi, il fatto di non avere i sensori anticollisione, però per il resto la linea è molto molto simile. Anche il peso si avvicina, il peso è di circa 700 grammi, quindi un peso che è maggiore di tanto rispetto al Paro Tanafi, al Mantis Q, addirittura anche del Mavic Air, e un pochino meno rispetto all'Autelivo. Adesso guardiamo da vicino le sue caratteristiche, quindi fotocamera 4K 3840x2160 30 fps, quindi a livello tecnico tanta roba a livello di fotocamera, stabilizzata con gimbal, in grado di fare foto panoramiche, in grado di tracciare il soggetto, ovviamente ai waypoint. Quindi possiamo dirgli dei punti da seguire e lui li seguirà, una funzione interessante, se la fa bene è molto interessante e utile. 23 minuti di autonomia delle batterie, sì, 23 minuti non sono tantissimi ma non sono pochi, nel senso che non sono tantissimi se calcoliamo che è un drone che comunque non ha neanche un sensore che comunque consuma energia.
sensore intendo anticollisione, però niente da dire, nel senso 23 minuti può anche andare bene, non è tantissimo, non è poco. Diciamo che forse per il peso che ha avrebbe potuto avere una batteria che sicuramente poteva durare di più. Ha sia il GPS che il barometro, però questo non vuol dire che poi sia comunque un overing preciso, perché anche il Parotanafi ha queste cose, ma l'overing soprattutto a 1,5 m, 2 m è abbastanza ballerino. Qua abbiamo l'applicazione che è disponibile sia per iOS che per Android. Qua abbiamo il radiocomando che è veramente veramente carino, assomiglia un po' in stile radiocomando DJI, però è sempre bianco come lo è il drone, le antennine belle lunghine, il supporto del radiocomando che non sembra male. Diciamo che il radiocomando sembra molto molto carino e ben curato. Quindi adesso andiamo a guardare tutte le altre caratteristiche tecniche di questo Zino. Allora, la cosa che salta subito all'occhio ovviamente è il prezzo, perché 369 sterline, facciamo che diventino 400 euro, veramente veramente tanta roba, nel senso che 400 euro, se veramente il prezzo rimarrà così, ma suppongo che questo è il sito ufficiale, 400 euro di drone con gimbal stabilizzato su tre assi e fotocamera 4K, devo dire che veramente porterà via, probabilmente, se il drone funzionerà bene e tutto quanto, porterà via sicuramente con questo prezzo mercato a tutti gli altri droni che vi ho elencato prima. Qua abbiamo ovviamente le sue caratteristiche. Ecco, questa cosa non mi piace molto, il fatto che ha solo una connessione tra radiocomando e drone a 5,8, e anche l'immagine viene trasmessa al nostro radiocomando a 5,8, perché 5,8 sì, ok, più portata di dati, maggior velocità nel portare i dati, ma minor distanza che può raggiungere, perché sappiamo che a 5,8 basta veramente poco per far interrompere il segnale, e comunque anche in campo aperto la distanza che può raggiungere non è mai rapportata a quella di un 2,4 GHz. Quindi la cosa migliore sarebbe stata che li avesse avuti tutti e due, cioè 5,8 o 2,4. Essere solo a 5,8 secondo me sarà molto un limite a livello di distanza che può raggiungere, soprattutto in CE, perché poi ovviamente in proporzione 5,8 è meno del 2,4, poi in proporzione 5,8 CE è meno del 5,8 FCC, quindi in proporzione veramente a 5,8 la distanza che può raggiungere sarà, secondo me, in CE veramente veramente poca, perché è un limite di questa frequenza, nel senso è così, quindi ci si può fare poco. Chi ha un Mavic Air ha provato a usarlo a 2,4 5,8 e si è accorto che la differenza è abissale, ovviamente poi in proporzione tra CE e FCC, ma sempre meno del 2,4. Poi vabbè, ancora 23 minuti di volo. Qua abbiamo il peso, che è circa di 700 grammi, come vi avevo già detto prima, quindi non è leggerissimo. Le batterie da 11,4 volte a 3100 mAh, motore brushless ovviamente. La trasmissione video è in HD, cioè un po' come il Mavic Air, non in Full HD come l'Autelivo o come il Mavic Pro, che hanno una trasmissione in Full HD nel, diciamo, nel radiocomando, quindi nel display del telefono vedremo l'immagine in Full HD, mentre in questo caso, come con il Mavic Air, come con lo Spark, come con il Parotanafi, come con il Mantis Q, l'immagine sarà in HD. Qua adesso gli diamo un'occhiata all'estetica, cioè secondo me comunque esteticamente veramente carino, ricorda, ripeto, tantissimo questo, cioè il design veramente è praticamente uguale a questo. Vedete, qua c'è la distanza di trasmissione, 1 km. Suppongo che 1 km a 5,8 sia calcolato in FCC, poi in FCC veramente in campo aperto a 5,8, perché se no 1 km in FCC non ci arriva, perché comunque io il Mavic Air l'ho provato in FCC a 5,8 e 1 km qua da noi, o meglio dove vado io di solito a volare, te lo scordi, quindi deve essere secondo me in campo apertissimo e in FCC. Quindi in CE a 5,8 secondo me più di 200 metri, 300 se proprio siamo nel nulla senza interferenze, non ci va, secondo me, per la mia opinione. Quindi ragazzi, non è ancora data nel sito l'uscita ufficiale, ma sicuramente a breve, perché c'è già il prezzo, c'è già le caratteristiche, c'è già la sua pagina ufficiale all'interno della Upsan, che potete ovviamente andare a guardare, quindi sicuramente l'uscita sarà a breve.
Sicuramente a questo prezzo, ragazzi, questo drone porterà via sicuramente una fascia di mercato a tutti gli altri droni che vi ho elencato prima. Era ora che qualcuno ci provasse a fare un drone pieghevole col gimbal a tre assi ad un prezzo ovviamente molto più accessibile. Ovviamente non abbiamo i sensori, però sicuramente tutte le altre caratteristiche non sembrano per niente male. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!